Buonasera a tutti. Allora, voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in quest'anno e voglio anche ringraziare tutti coloro che non mi sono stati vicini e che sono stati i miei avversari per quest'anno, perché sicuramente mi hanno dato la maniera, il modo di crescere e di farmi diventare sempre più forte. Nella vita o vinci o impari, e io quindi quest'anno ho avuto la possibilità di imparare molto, ma anche di vincere molto. La Ternana ha una classifica importante e davanti a sé ha tutto un girone di ritorno che a mio avviso farà nella maniera più giusta possibile, comunque impegnandosi al massimo. Sono convinto che i ragazzi si stanno riposando e si stanno concentrando per l'anno che verrà. Io ho delle buone sensazioni e vedremo poi che cosa succederà. Buone sensazioni sono anche dovute ai piccoli successi che la città di Terni sta ottenendo. Il primo tra tutti sono i 95 posti letto messi a disposizione di Terni, 95 posti letto per la sanità privata, cosiddetta privata, io lo definirei pubblica gestita da privati, che potranno anche dare origine a quella realizzazione importante che vede una grande svolta nella città di Terni, cioè la realizzazione di uno stadio, un nuovo stadio, ma con tutto un insieme di strade, piazze e con tutto un indotto che si va ad avvicinare al palazzetto dello sport che è stato costruito, con tutto il centro che c'è intorno, che renderà Terni e renderebbe Terni molto più bella e molto più ricca. E poi questa famosa clinica che a questo punto potrebbe nascere come grande centro di ricerca internazionale, almeno questo nelle mie visioni. Ma serviranno pochi mesi per vedere se queste mie visioni si realizzeranno. Ormai tutto è in mano al comune, che dovrà semplicemente trovare il modo per unire queste due grandi realtà. La conferenza dei servizi che ha detto sì alla costruzione dello stadio e oggi il sì ai 95 posti letto e quindi alla costruzione di una clinica che poi potrà avere questi 95 posti letto accreditati dalla regione. Ma non sono soltanto queste le cose che sono successe del 22. La Interpan è un'azienda ternana che conoscete, ormai ci sono degli interessi sulla Interpan dell'Università Niccolò Cusano, tenteremo di rilevare definitivamente questa azienda, questa fabbrica e di rimetterla in produzione nel modo migliore, salvando il lavoro degli operai che attualmente ci stanno lavorando, ma anche incrementando il lavoro e sperando di poterla portare a diventare l'azienda che era, un'azienda che a livello nazionale era importantissima, ma oggi con le nuove tecnologie, con le nuove formule potrebbe diventare importante anche a livello internazionale e non più solo nazionale. Altra cosa importante è l'operazione della Treofan che stiamo tentando di portare avanti, noi come anche altre aziende, ma la proposta dell'Università Niccolò Cusano io direi che ad oggi è una proposta imbattibile. So che il 4 la analizzeranno i sindacati, è una proposta che unisce il vecchio e il nuovo, che vede mettere insieme la vecchia produzione della plastica o dei rotoloni, non mi ricordo il termine esatto, che venivano fatti, e quindi le tre linee di produzione che oggi esistono le vede rimettere in fila, perché nascerebbe anche un grande centro di ricerca chimico e non solo, di ingegneria industriale, che si vedrebbe accompagnato anche da un'economia circolare, parola che piace tanto ma al quale noi sappiamo dare un senso, e uno sviluppo delle nuove tecnologie verso l'idrogeno. L'idrogeno prodotto, l'idrogeno che diventa elettricità e l'idrogeno che non si ferma ad essere idrogeno prodotto attraverso la mondezza, la plastica e attraverso il sole, ma anche lo sviluppo di tutte quelle cose che servono, quelle membrane e quindi quella produzione di prodotti che servono per far viaggiare l'idrogeno nelle autovetture. Grande sviluppo a livello internazionale, prodotti completamente nuovi che porterebbero Terni ancora una volta al centro dell'attenzione internazionale per queste nuove tecnologie. Parliamo di droni, quindi anche qui nuovissime tecnologie, e parliamo di alta tecnologia e parliamo di un centro di sviluppo che comunque guarderà e lavorerà su sviluppi chimici per quanto riguarda il futuro. E non vi annoio poi con altre cose, insomma.
Io sono convinto che anche i sindacati apprezzeranno questo nostro lavoro, come è stato sino ad oggi apprezzato da molti operai della Treofan. Sono convinto che sarà apprezzato da tutti coloro che lo guarderanno. Poi, se ci saranno invece soluzioni migliori che arriveranno dall'estero o che arriveranno da altre parti, io ne sarò felice, perché l'importante per me è il bene di Terni. Faccio gli auguri quindi a tutti i ternani, a tutti i tifosi della Ternana, ai quelli che mi stanno più simpatici e a quelli che mi stanno meno. Credo che qualcosa insieme abbiamo fatto, qualcosa insieme abbiamo realizzato, vedremo cosa realizzeremo nel 2023. Quindi buon fine anno a tutti e buon inizio anno. Poi per quanto riguarda l'anno che verrà, l'inizio vero è quando andremo tutti a lavorare e a realizzare qualcosa di importante. Buon fine anno quindi a tutti e buon inizio.